time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away. Salve, sono Vincenzo Bucci, sono un fotoamatore, presidente dell'associazione fotografica Sorta Fondi già da 3 anni e siamo qui per una mostra fotografica particolare, cioè sono foto astratte e non figurativi come siamo sempre stati abituati a vedere fino ad adesso. La mostra la faccio insieme all'amico, anche lui appassionato, Bruno Vallarin. Perché di questa mostra? Perché dopo tanti anni, almeno personalmente per me, poi Bruno dirà la sua, ho voluto mettere in gioco, diciamo così, le mie conoscenze per incrementare le mie conoscenze per quanto riguarda la fotografia, perché mi sono sempre confrontato con le immagini figurative e questa volta invece ho voluto portare avanti questo tipo di foto di arte e che a me sconosciuta fino a poco tempo fa e di cui non è che ne andavo tanto, non ero tanto d'accordo, però proprio per questo motivo ho voluto sperimentare questa foto per vedere se con questo tipo di fotografia si potesse dire qualcosa sia a me stesso che agli altri che la vedono. Ma devo dire che effettivamente con qualsiasi genere di foto uno può riuscire a parlare e a dire tutto ciò che sente dentro, quindi ad esprimerlo e a dire agli altri quello che vuole dire. Poi tutte le persone che vedranno la mostra penso che possono benissimo vedere e capire il senso di queste parole che sto dicendo adesso. E la mostra, come vedete, comincerà oggi 23 luglio alle 18:30 e finirà a fine mese, cioè il 31 luglio, quindi tutti i cittadini di Fondi e non di Fondi, spero anche i turisti che stanno a Fondi, possono venire qui ed ammirarla e al limite anche in senso negativo, ma fare un commento per capire anche noi stessi, sia io che Bruno, capire come sono viste queste foto e questo tipo di foto principalmente astratte.
Benvenuto a nome di Vincenzo Bucci e anche di Bruno Vallarin, ma di tutta l'associazione Fotografiche Menti, a questa mostra Immagina che si apre oggi con questo vernissage. E a me il compito semplicemente di traghettarvi verso questi artisti che ci propongono oggi una personale, perché non è una collettiva in quanto non si è più di due, ma è una bipersonale. E, molto particolare è che il critico Giorgio Agnesola prima ha definito anche coraggiosa, nel senso che stiamo parlando di qualcosa che sta tra l'astrattismo e l'informale. Io tralascerò quelle che sono le definizioni critiche, perché a questo ci penserà appunto il critico Agnesola, ma due parole le volevo spendere su quello che ho visto fortunatamente in anteprima di questa mostra, perché di fronte a queste fotografie, che forse non sono più fotografie, voi vi porrete degli interrogativi.
su di che arte si tratta, su di che tipo di fotografia si tratta, e sono degli esperimenti che però sono iniziati già, probabilmente, se li vogliamo collocare temporalmente, sono iniziati già tra le due guerre mondiali o soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, quando in qualche modo il secondo più grande conflitto mondiale aveva spazzato via non soltanto cose materiali ma anche la figura in sé, cioè il figurativismo anche, per esempio. Bucci e Vallarin fanno un'operazione particolare, cioè l'informale e anche l'astrattismo prima sono un po' questo: si parte da una situazione reale, cioè tutto quello che voi vedrete nella mostra comincia il suo principio in una situazione reale, è quello che nella realtà esiste. Poi diventa qualcos'altro e diventa ciò che nella loro mente esiste. Mi piace parlare, oltre che di queste definizioni artistiche e critiche, mi piace usare un altro termine, e lo prendo in prestito da un amico poeta che ha appena pubblicato un libro che è anche un catalogo d'arte, che si chiama Pareidolia, vedere ciò che non c'è. È un atto particolare, cioè vi faccio un esempio di quello che fa l'artista Alessandra Romagna, fotografa dei muri scrostati, che è quello che poi avete fatto anche voi, e li riporta su un altro supporto andandoci a vedere qualcosa. Quindi quelle che per noi sono macchie, scrostature, diventano delle immagini, e quindi la pareidolia è vedere ciò che non c'è, anche se in realtà esiste nella mente di chi l'ha visto. E quindi mi piaceva anche parlare di pareidolia per quella che è la vostra arte, perché voi avete visto qualcosa che non c'è ma esiste. Sono sicuramente diverse le due espressioni, quella di Vincenzo Bucci e quella di Bruno Vallarin, perché c'è un loro modo particolare di sentire. Vincenzo è più vicino, potremmo dire, questo l'ha scritto benissimo anche il professor Agnisola, è più vicino magari alla cronaca, al ritaglio di giornale, alla denuncia sociale. Vedrete una dedica, non so se posso svelare, ad Ingrao, lo possiamo dire. Mentre Vallarin lavora più su quello che è il suo immaginario, e secondo me vedrete anche Klimt, per esempio, in Vallarin, vedrete alcuni dei pittori che più hanno influenzato forse la sua arte. E tra l'altro, secondo il critico Francesco Arcangeli, uno dei primissimi informali sarebbe stato Turner, questo pittore molto noto che in realtà diede avvio all'impressionismo, ma secondo questo critico diede avvio anche all'informale, perché stava iniziando a vedere qualcosa nella realtà che era più suo. Io mi taccio a questo punto perché ho parlato già abbastanza, spero di avervi detto due o tre cose quantomeno utili, e vorrei passare la parola a questo punto al critico, a Giorgio Agnisola, che forse non ha bisogno di troppe presentazioni, la sua bibliografia è abbastanza sterminata e parla per lui. Potete andare sul suo sito personale, giorgioagnisola.it, però lui ha voluto scrivere anche un testo per questa mostra, perché ha voluto dare quello che secondo lei è quello che ha immaginato, visto anche il titolo della mostra. Grazie. Innanzitutto vi scuso per la voce, stamattina mi sono alzato senza voce o con poca voce, quindi abbiate pazienza. Devo dire che sono molto contento di essere qui, non soltanto perché il carissimo amico, grande scrittore Pasquale Maffeo mi aveva propiziato questo incontro, ma anche perché, devo dire, l'incontro con i due fotografi è stato un incontro particolare. Oggi sì, c'è indubbiamente nel campo della fotografia questa tendenza, un settore proprio della ricerca fotografica odierna è proiettata verso il superamento della fotografia in senso tradizionale, ed è proiettata soprattutto verso una reinterpretazione dello stesso senso della fotografia. E dunque le ricerche
di qualunque genere, tra cui anche quelle che in qualche modo sono, come dire, un binario parallelo rispetto a quello artistico, in particolare della ricerca astratta, astratto informale, l'astrattismo, come dire, legato in qualche modo alla ricerca informale americana, europea, diventa territorio abbastanza esplorato. Però bisogna dire subito che la gran parte delle ricerche che vengono eseguite oggi in questo contesto sono estremamente superficiali. Si fermano a quella che è una, come dire, una sorta di allegra, leggera e qualche volta godibile, come dire, armonia di colore e di segni, ma non fa quel passo che poi contraddistingue in profondità la stessa arte informale. Qui noi ci troviamo di fronte ad un'operazione particolare. Un'operazione che è quella del fotografo che, stanco in qualche modo di fotografare semplicemente di fronte ad una realtà visibile e tradizionale, cerca di ricrearla in qualche modo entrandoci dentro. Entrare nella realtà significa cosa? Ed entriamo subito adesso nella distinzione dei due fotografi, di Vincenzo Bucci e Bruno Vallarin. In Vincenzo c'è sostanzialmente una sorta di concentrazione sul particolare. Si tratta di un lavoro fondamentalmente centripeto, cioè un cercare una dimensione, diciamo, intensa, significativa, ma in uno sguardo fondamentalmente ravvicinato e che si concentra in un particolare che rielabora, ricostruisce, ma non in termini artefatti, ma partendo da quella che è la lettura realistica della vita, del mondo che noi vediamo, delle cose. Invece, in Bruno, si ha un lavoro sostanzialmente differente. Lo sguardo è sì sul particolare, ma per cogliere una dimensione centrifuga, cioè una dimensione spaziale. Andiamo ancora più avanti. In quella di Vincenzo c'è sostanzialmente il voler significare quello che si guarda e dare anche un senso un pochino più vasto. Io ho accennato così molto velocemente alla cronaca, ma non è neanche tanto esatto dire così. Vuole inserire nell'immagine delle lettere, delle parole, dei contesti che siano significativi e che rimandino ad un'altra dimensione, per esempio ad una dimensione sociale, addirittura sociopolitica, ad una dimensione in qualche modo legata, per così dire, ad un contesto, come dire, collettivo. Invece in Bruno esattamente il contrario. La dimensione è sostanzialmente una dimensione intimistica, c'è un'apertura verso uno spazio che talvolta addirittura sembra astrale, siderale. Ci sono delle fotografie che quasi ricordano delle costellazioni, ma ben inteso, non siamo in nulla che riguardi la realtà letta in termini, per così dire, didascalici. Assolutamente no. Non c'è nulla di esattamente riconoscibile e decifrabile. Tutto è nel mondo dell'astrazione. Ora, il mondo dell'astrazione che cos'è fondamentalmente? Andiamo un pochino all'origine. Com'è nata l'astrazione? Un bel giorno Kandinsky, grande artista contemporaneo, di ritorno di una, primo grande astrattista, di ritorno di una, da una passeggiata, vide un suo quadro capovolto, perché la donna delle pulizie aveva fatto dei lavori e aveva capovolto un quadro, e lo vide improvvisamente assolutamente nuovo, sconvolgente. Non vi si riconosceva più nulla,
non c'era più nulla di realistico che si vedeva in quest'opera, ma quest'opera, nonostante non avesse nessun riferimento realistico e dunque nessun aggancio con qualcosa della realtà che si potesse intravedere direttamente, era profondamente evocativo. Era l'insieme dei colori, dei segni, la struttura stessa, la composizione che ne derivava, che era profondamente interessante. Ma per capire questo dobbiamo capire soprattutto il contesto storico. Quando accade questo? Accade a valle di una grande scoperta, fondamentale per l'arte del Novecento, ed è quella dell'inconscio. Sigmund Freud nel 1900 pubblicava L'interpretazione dei sogni, grande libro che ha inaugurato in qualche modo quella che era, come dire, la psicanalisi intesa come affermazione di un'altra realtà dentro la realtà che è dentro di noi e che evidentemente non ha i parametri realistici della, come dire, dello sguardo, diciamo, naturale, ma riflette una condizione interna, un altro mondo, un mondo parallelo. Ebbene, è quella la pagina fondamentale per comprendere che è stata legittimata in qualche modo un'altra dimensione dell'umano, perché sia Vincenzo che Bruno hanno come punto di riferimento comune questa volta l'uomo. In fondo è l'uomo con le sue emozioni, con le sue sensazioni, con i suoi sguardi, con le sue vastità, con le sue profondità di vita. In fondo è questo universo che può essere magari più fantastico, immaginario in Bruno, più legato ad una significazione e quindi una dimensione anche sociale in Vincenzo, è tuttavia comunque al centro di questa storia, visiva. Ebbene, è lì che a un certo punto ci rendiamo conto, e qui poi c'è la lunga storia dell'arte del Novecento, che anche un segno, anche la screvolatura di un muro, anche può essere interessante da un punto di vista estetico, ma non estetico in sé, ma perché può essere riconosciuto all'interno di ciascuno di noi come valore significativo, come qualcosa che fa in qualche modo, che rimanda a quello che è il nostro mondo di sentimenti, di emozioni, di idee, di pensieri. In qualche misura noi ci accorgiamo che anche l'arte informale ci può parlare profondamente, se noi sgomberiamo il campo da quella che è l'immediato desiderio di riconoscervi qualcosa, ci rendiamo conto che ci parla profondamente. E questo è il salto che hanno fatto i fotografi. Un salto coraggioso, dicevo prima, perché non è facile, ma non è un salto fatto per vezzo, non è fatto per ora proviamo una strada nuova. Ed è questa l'altra cosa che mi piace profondamente di sottolineare oggi. Si tratta di un bisogno profondo, è nato da un bisogno sincero, profondo, di ritrovare un'altra dimensione di sé, di rileggerla. In fondo un artista quando lavora, quando dipinge, quando fotografa, un artista racconta se stesso, si racconta e racconta gli altri, no? E gli artisti hanno, perché li chiamo artisti, artisti fotografi, hanno ritrovato questa loro cifra. E questa è la ragione per cui sono anche diversi. Proprio perché ciascuno percorre una propria strada, una propria via, ritrovando quello specchiamento, anzi quel rispecchiamento dei propri sentimenti, del proprio mondo interiore. Bene, due fotografi dunque di assoluta serietà. Di assoluta serietà che in queste le opere dimostrano di possedere anche, oltre a un mestiere fotografico evidente, ma questo non è il caso neanche di sottolinearlo, dimostrano un'autenticità di ricerca, e questo mi sembra l'elemento, direi, fondamentale del loro lavoro. Il vero artista non si ferma mai di cercare perché in fondo cerca da una parte se stesso e dall'altra le parole giuste per dire quello che forse non riuscirà a dire tutta la vita e che in effetti è un continuo dire e ridire, sempre in fondo la stessa cosa.
sempre quel bisogno profondo di rendere in qualche misura visibile l'invisibile, di dare nome, forma e sostanza, concretezza ad un mondo interiore, soprattutto, che si riconosce e si legge nella realtà che è intorno a noi. In questo, ecco, Bruno Vallarin e Vincenzo Bucci dimostrano di essere due artisti di grande serietà, di grande profondità, e come vedrete nelle opere, in alcune di esse hanno raggiunto un livello di assoluta bravura, devo dire di grande intensità. Soprattutto in alcune opere di Vincenzo, in cui ci sono dei segni che in qualche modo rimandano direttamente, sono riconosciuti, identificabili, e rimandano direttamente, come dire, a qualcosa della nostra realtà sociale, ma che poi contestualizzati all'interno di uno spazio ricreato diventano simboli, e diventando simboli superano il contingente, diventano in qualche modo segni che si aprono, che aspirano all'assoluto. Viceversa, in Bruno abbiamo alcune immagini, soprattutto quelle che sono, vedrete, le prime sulla sinistra, alcune immagini che hanno una straordinaria intensità evocativa in chiave soprattutto, come dire, fantastico-surreale, una intensità evocativa che rimanda alla materia, e l'informare si fonda sulla materia, pur non essendoci, pur non essendo materia, perché è fotografia. E questo è un dono straordinario dell'occhio, ma di quell'occhio fotografico che non solo è coltivato, ma che ha una autentica ispirazione. Allora, che aggiungo? Niente. Io direi che a questo punto, visto anche il caldo, tenderei ad aprire la mostra, perché immagino che siate qui per quello. Voglio solo lasciare la parola eventualmente a chi di voi due vuole. E allora, Vincenzo, Vincenzo, ti lancio questa provocazione. Perché tendiamo a volte a considerare l'arte in compartimenti stagni, e quindi la fotografia, la pittura, la poesia. E anche in poesia ci sono stati dei tentativi in qualche modo di informale, no? Se pensiamo a Sanguinetti, e un poeta come Sanguinetti, un altro poeta, Bigongiari, disse che la sua opera, in particolare, se non ricordo male, era l'opera di esordio, era una sincera trascrizione dell'esaurimento nervoso. Disse, ora, come siete arrivati anche voi a trascrivere un certo esaurimento nervoso, o avete dato fondo alla vostra creatività e, come diceva lui, insomma, a quello che c'è per voi? Dai, due parole per aprire la mostra. Scusate, grazie di averci accostato a certi personaggi, però penso che noi siamo, io e Bruno, siamo un po' più modestamente con i piedi per terra, e dire solo due parole perché questa mostra, perché con Bruno stiamo facendo questo percorso, che poi in pratica è stato anche detto, però lo volevo ribadirlo. Noi abbiamo avuto la necessità di trovare uno spazio fotografico, ognuno di noi per proprio conto, per come ognuno di noi è fatto, per accrescere la nostra cultura fotografica. Cioè, io personalmente sono 52 anni che faccio fotografie, e ho fatto quasi sempre la fotografia, quella tradizionale, quella figurativa, quella neorealistica. Allora arrivi a un certo punto che viene il desiderio di diversificare, non di lasciare la strada vecchia, ma mantenerla, ma costruirne un'altra parallela e diversa, nettamente diversa, e giustamente, come ha detto il professor Agnisola, coraggiosa. È una strada coraggiosa, dove non so fino a che punto questo tipo di fotografia astratta e informale possa piacere, però comunque per me, per Bruno, è significativa per un accrescimento personale, per la nostra passione che ci abbiamo per la fotografia, per cui da qui è nato principalmente il desiderio e poi un altro desiderio che ci avevamo in comune era quello di portare a fondi
penso che sia la prima volta una mostra di fotografia astratta e informale, quindi far conoscere anche ai cittadini di Fondi, e anche a altri ovviamente, che esiste una fotografia diversa da quella che siamo stati abituati a vedere, quantomeno qui a Fondi. Questo punto taccio, volevo fare solo due o tre piccoli ringraziamenti perché è d'obbligo, cioè, a volte può sembrare retorica, ma è d'obbligo. Io ringrazio tantissimo il professor Pasquale Maffeo, perché se tutto questo è stato possibile, grazie a lui che mi ha presentato il professor Agnisola, il quale ha avuto il coraggio anche lui di riceverci e dare un giudizio sulle nostre fotografie. Siamo andati a trovarla a casa e da lì è partito tutto, perché fortunatamente per me e per Bruno ha detto sì, c'è qualcosa di buono, andate avanti, potete fare questa mostra. Lo ringrazio anche per la presenza, e così come a Pasquale Maffeo lo ringrazio, e ringrazio a tutti gli altri che mi hanno supportato e sopportato. Non so recitare.
boys that I found the best woman around. She's so sweet to my fantasy treat. Sexier than lingerie, strong as a serrated blade, smart as can be, you'll think she had a PhD. One look in her eyes and I'm mesmerized and hypnotized. She has class in the body of an hourglass. I know she's the one for me, it's her I want to please. No, I can't compare, not a game of truth or dare. She got me going round and around. She got me smooth upside down. She got me going round and around. She got me going here and there and everywhere upside down. Yeah. I heard you tell your girls you had the best man in the whole wide world. Girl, he treats me nice, brings me great delight. He opens my door and escorts me to the dining floor. You didn't know I heard, but I hung on your every word. Like Bonnie and Clyde, girl, when I heard you, I damn near died. I'll be there at 6 tonight, I'll be buttoned up and suited tight. Girl, I feel so blessed, I want you to wear my favorite dress. Black on white, your love was going down tonight. She got me going round and around. She got me spinning upside down. She got me going round and round. She got me going here and there and everywhere upside down. Liquid blue and white, so perfect in this light, liquid blue.